tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi affronteremo un esercizio riguardante la determinazione del pH di un acido monoprotico forte. Cosa vuol dire monoprotico forte? Vuol dire che è un acido che può liberare uno ione H+ e viene considerato un acido totalmente dissociato. In questo caso l'acido in considerazione è l'acido cloridrico, il quale, così come abbiamo detto, è un acido fortissimo che andrà a dissociarsi totalmente in ioni H+ più ioni Cl-. Quindi la concentrazione molare che andremo a determinare sarà quella che ci viene proposta dall'esercizio. Vi ricordo anche di possibilmente di scrivervi su dei fogli quando fate gli esercizi queste relazioni, perché sono estremamente utili per andare a determinare i vari quesiti che vi chiede l'esercizio. Ok, l'esercizio ci dice questo: vogliamo calcolare il pH e il pOH delle soluzioni ottenute sciogliendo 10 ml di una soluzione al 28% massa-massa di acido cloridrico. Questa soluzione di 10 ml presenta una densità di 1,14 e quindi dobbiamo sciogliere questi 10 ml in 100 ml, in 500 ml e in 2,5 litri. Chiaramente ammettiamo che i volumi non siano additivi. La prima cosa che dobbiamo andare a determinare, poiché ci dà un rapporto massa-massa, sapere quanto pesa, quant'è la massa di questa soluzione. Quindi massa soluzione sarà pari a 10 ml per la densità che è 1,14 grammi millilitri e viene 11,4 grammi. Io chiaramente ho già fatto i calcoli. Adesso ci calcoliamo la massa di acido cloridrico contenuto in 11,4, quindi massa di HCl sarà pari a 11,4 per il 28%. Il valore che ne scaturisce è 3,192 grammi. A questo punto ci calcoliamo il numero di moli. Sappiamo che il numero di moli è pari alla massa in grammi fratto il peso molecolare in grammi su mole, e quindi il numero di moli di HCl sarà pari a 3,192 grammi. Il peso molecolare è 36,45, sempre grammi mole. Quindi andando a semplificare i grammi otterremo 0,0875 moli. Bene, a questo punto ci calcoliamo la concentrazione molare. Sappiamo che la molarità è uguale al numero di moli fratto il volume, quindi per definizione un litro di soluzione. E quindi la molarità della prima soluzione, chiamiamo M con 1, sarà pari a 0,0875 moli fratto, mi raccomando qui, in litri, quindi 0,1 litri. Se mettiamo in millilitri dobbiamo trasformare questo in millimoli, e il valore che ne esce sarà pari a 0,875 molare. Il pH a questo punto è immediato: meno logaritmo di 0,875, e quindi otterremo 0,05. Quindi il pH, vedete, è un pH bassissimo. Il pOH sarà pari a, dalla relazione, 14 meno 0,05. Quindi andiamo a fare il calcolo. Quindi 14 meno
sarà pari a 13,95, quindi uguale, quindi a 13,95. Passiamo alla determinazione adesso della seconda soluzione, quindi abbiamo che m con 2, sempre lo stesso numero di moli, fratto 0,5 litri, il valore è pari a 0,175. Anche in questo caso il calcolo del pH è immediato, quindi pH è uguale a meno logaritmo di 0,175 che sarà pari a 0,75. Il pH, così come abbiamo visto precedentemente, quindi sarà uguale a 14 meno 0,75 che andiamo a eseguire, 14 meno 0,75 è pari a 13,25. Ci calcoliamo adesso la molarità della terza soluzione, quindi m con 3, 0,0800. 75 fratto 2,5 litri, il valore è 0,035, quindi il pH è uguale al meno logaritmo di 0,035 che è uguale a 1,45. Il pH sarà pari a 14 meno 1,45, quindi 14 meno 1,45, 12,55. Sono esercizi estremamente semplici, in quanto il pH di acidi forti e basi forti e il calcolo è abbastanza immediato. Bene, io ho terminato la lezione, questo brevissimo esercizio e semplice esercizio, ne faremo ancora altri alla prossima, quindi iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.